Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi parliamo di color correction e andremo a modificare la nostra fotografia relativamente al colore utilizzando le curve. Ecco qua la nostra fotografia, una semplicissima chiesa scattata con un grandangolo. Possiamo vedere che un po' per colpa della luce, un po' anche per colpa della facciata della chiesa, risultano delle zone marroncine e altre zone che tendono invece al blu. Avviciniamoci ancora, soprattutto nella parte bassa, e qua diciamo che si nota veramente veramente molto. La facciata sinistra risulta essere tendente al marroncino, quindi ha una componente rossa maggiore, la parte destra ha una maggiore componente blu. Come è possibile fare per ridurre questa differenza di colori? Semplice. Allora, utilizziamo le curve, quindi creiamo subito un livello di riempimento e regolazione, curve, in questo modo. Ci dovremo poi avvalere del pannello info che si trova qua in alto a destra. Se non l'avete basterà andare in finestra e cercare appunto info, oppure premere, se l'avete già predefinito, F8 per farlo apparire. Dunque, io intanto prima avevo già fatto delle prove, quindi elimino intanto i punti di prima. Ok, dicevo, ci avvaliamo delle curve, però prima è necessario selezionare dal menu degli strumenti il nostro strumento campionatore colore. Quindi ci avviciniamo ancora di più alla nostra foto e mettiamo un puntatore ad esempio su questa colonna qua che tende al rosso e un puntatore ad esempio su questa colonna qua che tende al blu. E vedete che Photoshop ci lascia due punti, 1 e 2, che ritroviamo nel pannello info, 1 a sinistra e 2 a destra. Troviamo poi le varie componenti, quindi rosso 87, green, cioè verde 78, blu 70, red, green e blu per il punto 2, 152, 163 e 177. Apriamo ora le curve e vediamo che le curve sono affiancati come sempre da una maschera di livello relativa al livello di riempimento e regolazione. Bene, già per isolare il primo effetto che andremo a fare, prendiamo un pennello, trasformiamo la maschera da bianca a nera facendo CTRL più da tastiera, prendiamo un pennello bianco e pennelliamo appunto nella zona intorno al punto 2 e vedete che nella maschera di livello appare un puntino bianco appunto relativo alla pennellata appena fatta. Ok, torniamo alle curve. Iniziamo a modificare i nostri colori. Quindi non ci avvarremo della curva RGB classica, perché questa serve, come potete vedere, per variare la luminosità o meno, meglio l'esposizione, insomma, del nostro spot disegnato di bianco, ma ci avvarremo delle varie componenti rosso, verde e blu. Iniziamo dal rosso. Vediamo che il punto 1 posizionato sulla colonna marroncina ha una componente di rosso pari a 87, mentre il rosso nella colonna blu, quindi al punto 2, ha una componente di 152, quindi relativamente al punto 2 dobbiamo abbassare. Però prima individuiamo il punto che dobbiamo abbassare sulla curva e lo facciamo semplicemente usando questa manina qua in alto. Ci portiamo sulla foto e apparirà un contagocce. Questo contagocce dovrà andare a coincidere, quindi dovrà fare clic semplicemente sul punto 2 campionato in precedenza. Come potete vedere sulla curva qua appare un puntino. Benissimo, da 152 dobbiamo andare a 87, abbassiamo la nostra curva fino ad arrivare a circa 87, se poi è 86 insomma va bene uguale, non cambia niente. 89, 88, 86, ok. E già vediamo un primo cambiamento, quindi aumenta ovviamente il ciano a questo punto, perché abbiamo abbassato il rosso, complementare del rosso ciano. Andiamo a variare questa volta il verde, anche qui con la stessa manina selezionata andiamo a cliccare sul punto 2 e troviamo sulla nostra curva il punto da modificare. Dobbiamo abbassare da 163 a 78 in questo modo. 80, 78, l'ho passato, eccola, 78, e ancora aumenta il blu. Andiamo ora sulla componente blu, ancora un clic su questo pulsantino, su questo, scusate, mirino,
andiamo a diminuire da 177 a 70 la nostra componente di blu in questo modo. 75, 71, eccolo. Ok, perfetto, e abbiamo concluso. A questo punto prendiamo un pennello blu, scusate, un pennello con colorazione bianca e andiamo a dipingere tutta la zona relativa appunto alla nostra facciata che è di colorazione blu. Come possiamo vedere, di primo acchito, insomma, le nostre modifiche, quindi il nostro effetto è molto molto pungente, quindi molto forte. E dipingiamo appunto in questo modo, ecco. Quindi ci porta sostanzialmente a ottenere una facciata molto marrone, addirittura più satura rispetto a quella sulla sinistra. Possiamo semplicemente andare ad agire sull'opacità andando a diminuire al 50% o al 60%, insomma, quello dipende un po' dalle preferenze. E vediamo come la differenza sia ovviamente netta. Ecco qua. A questo punto possiamo creare comunque una nuova curva, quindi un nuovo livello di riempimento e regolazione, e andiamo ad aumentare leggermente la luminosità della stessa in questo modo. Limiteremo poi, come prima, l'effetto soltanto alla facciata destra, quindi tenendo premuto il tasto Alt da tastiera, trasciniamo la nostra maschera a livello superiore e poi ci chiede se sostituire. Noi diciamo di sì e vediamo appunto che abbiamo la stessa maschera sui due livelli curva. Quindi questo era il prima e questo è il dopo e vediamo già che ci avviciniamo parecchio alla nostra facciata sinistra. Possiamo ancora aumentare in questo modo e vediamo già la differenza. A questo punto andiamo ad avvicinarci con lo zoom, vediamo che il risultato è molto molto buono perché alla fine anche sulla parte sinistra abbiamo degli aloni blu, ok? Nonostante sia la parte di facciata abbastanza marroncina. Se vogliamo comunque diminuire ancora questo alone blu che troviamo sulla parte destra, possiamo creare sempre un nuovo livello di riempimento e regolazione, curve, andiamo sul blu e caliamo leggermente in questo modo. Basterà poi invertire la maschera con CTRL più I, selezioniamo un pennello con il bianco in primo piano e andiamo leggerissimamente a cercare di eliminare il più possibile questo alone blu, cercando comunque di lasciare una certa omogeneità tra i vari colori in questo modo. Ok, molto leggero, avviciniamoci. Vediamo come prima fosse molto più blu, vediamo come dopo abbia subito una forte riduzione del blu. Ora io ho utilizzato questi canali, scusate, questi livelli di riempimento relativi alle curve. Ovviamente la color correction è possibile farla con moltissimi altri livelli di riempimento e regolazione, come ad esempio i valori tonali, oppure come ad esempio le correzioni colore selettive. Quindi per diminuire ancora questo alone blu ci sarebbero moltissimi altri passaggi da fare per poter cercare di migliorare il tutto. Essendo in un video tutorial parlando appunto di curve, vi ho mostrato il metodo più veloce e secondo me anche abbastanza efficace per cercare di migliorare il tutto e ottenere una omogenizzazione del colore abbastanza idonea per trasformare la nostra fotografia. Se vogliamo vedere il cambiamento totale, mettiamo in un gruppo, adattiamo la vista. Questo era il prima, si nota soprattutto la parte in basso a destra, che è l'unica parte che ho modificato, e questo è il dopo. E abbiamo una completa omogenizzazione del colore con una netta diminuzione appunto del blu, quindi con un netto miglioramento. Grazie per aver visto questo video, si conclude qua. Abbiamo visto come correggere i colori utilizzando le curve relativamente ai canali. Vi chiedo di mettere un mi piace al video, di condividerlo se vi è piaciuto e vi è risultato utile per imparare qualcosa di nuovo. Se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di mettere ancora anche un mi piace alla pagina Facebook, di iscrivervi al canale e come sempre vi aspetto al prossimo video con nuovi materiali e non esitate a commentare se avete qualche domanda da fare. Ciao!